A parte la OA, è così che la si chiamerà la nostra missione. Perché? Perché non è un'altra pretensione che di voler mostrare affari di casa, di tutto il paese, un mio e di tutta questa grande casa nostra, questa casa materna che a Corsa. A ricordate, mi eravamo l'annata 75-76, quando si cominciava a parlare di Corsa Televisione, ma non era mica Televisione Corsa, quando dipendiamo in Marsiglia. E un uomo scalato a questa televisione, Giacomo Luciani, allora stasera lui rimu rende un omaggio. Allora ci troviamo qui a Mediateca di Ostia, al Boru, a pure a regalizia per inteso a Maria Ostia, cioè Silene Castro, che ha i suoi elettrici, ci accogliono qui in questa bella biblioteca che accoglie assai sei sedeli. Allora, abbiamo parlato di Giacomo Luciani, un invitato oggi di Giuseppe Turchini. Mi faccio piacere di ricevere. Sono onorato io. Allora, Giacomo Luciani. Giacomo Luciani. Personaggio un maio di Geraglio, perché chi è pioniero in termini di insegnamento, metodo frene a scuola primaria, asai che l'ha avuto una relazione prediletta con Sermano, forse ne parleremo dopo, e poi dopo i primi corsi in lingua corsa in corti, un pioniero in liceo e in secondario, dunque, pioniero per la musica. Perché come lo disse Giampaolo Boretti, parlando di Ammanella, siete di quelli che ci hanno fatto lume quando eravamo a Buglio, pioniero per i media, la sua collaborazione a Provenzale e poi dopo la televisione, pioniero per il parco regionale, a Vauna, a Flora, per tutte queste ragioni, Giacomo Luciani veramente ha lasciato una stampa profonda della nostra cultura. E tanto per la corsa televisione non era mica un scopo facile, eh? Stendo di assente, mi ricordo su Stalbadoglio conosciuto quando mi parla di Ammanella di Giacomo Luciani, la prima volta che l'hanno cantato un corti, e dunque negli anni 50, eravamo giusto dopo guerra, cioè a ripiazzare la cosa in uso contesto, quando l'hanno cantato a Badiella Nantascena, al cinema Le Glon, i cortinesi hanno frecciato e gli stessi a fare un corti. Perché chi era l'epica in cui la nostra cultura era disprezzata. E Giacomo ha detto in antascena, pigliando un microfono, frischiate pure, ma i nostri antichi cantano così. E gli stessi a fare per la stampa. Allora, scala televisione, vogliamo mostrare stasera ne pochi di fiore che Giacomo ha fatto attraverso la corsa, che allora è fiore che vai da vedere, quello è il nostro amico Francisco Combaldi, che ha piaciuto la sua ritirata qualche anno fa, è qui con noi, dunque e lui noi vogliamo ringraziare perché ha lavorato tanto bene con tutta la corsa. Allora, vogliamo fare sentire prima qualcosa, mi chiede se lui rimenta. Di casa. Di casa? Su famoso muro, non finiva mai. Allora, sa, scusami di parlare di un paese, ma somu chi si vede non sta su davanti a sta casa è Lesio Giacobbi, un po' era Lesio Giacobbi di Sermano, e non mica perché chi sua Sermano ciò che ne parlo, ma era un personaggio maio anche lui. Io canadi, se c'è un suo muro, non finisce mai. Finisce mai. Ma in questa maniera di mura a birra. C'è tutta una simbolica, si sarzano, si muri con su sabefa, con sa tradizione, con certe, con se stessi. E a vita avanza. E a vita avanza. E Lesio Giacobbi e il suo fratello, poi Robaggio Agostino, sono quelli che hanno mantenuto canto in sermone e soprattutto canto religioso. Dunque si danno tutto. Giacomo Luciani, quando è lui unge, istitutore, negli anni 50 in sermone, scontra. Sa cultura qui e gli è affascinato da ciò che lui sente in Saiegia e Sermano. Allora, quando tu eri sidello, eravamo tutti giovani, si può dire tanto, che vuoi sentire su corsa la televisione? Perché la televisione scala in Corsica e non ha fatto mai opera corsa, e si sente parlare a corso. Ah, una riconoscenza, infine, che sa cultura abbia diritto di città in Antalonde, eravamo tutti appiccicati, ti ricordi, alle missioni di l'Alpe Marittime o di Marsiglia, e aspettavamo di tanto in tanto quello piccolo soggetto che gli ci accordavano ogni tanto, a me parlando di Agosti. E qui, come tu dici, per la prima volta, in missione Nanta Corsica in lingua corsa,
tanto una volta esperienze più nere. Non mi capisco, ne parliamo un anno, siete in casa, siete in casa e poi ci andiamo a dire di più, senti parla corso. Pensa ai paesani, quelli che sono paese, che conoscono mica la televisione, sono mica da lì. Ti dico, a tempo una riconoscenza, una credibilità, e a tempo ho fatto da bizzai, gente da abituale, da accostumare, ho fatto che piano piano, ado lingua, quella che ti paria, quella di pastore, di paesani, di possi, di l'universale a televisione. Un'avanzata maiore. Allora, se gli avessanti di Giacomo Luciani, so che lui ne dicia, è conosciuto uno stuesco, Salvore Casanova, che Francisco a questo punto è interrogato, e sentite Salvore Casanova nell'anno del 76, che parla di Giacomo Luciani. La figura di Jacques Luciani, che depuis son engagement per la Corse de l'Intérieur, pour ses lettres de noblesse, a su, à partir de la Castaniche à la Châtaigneraie, et puis ensuite, au cœur même de ce grand cirque cortenay, depuis Sermano, recueillir dans cette manée-là ce qu'il y avait de riche et de vie dans le cœur de la Corse. Un vescovo corso era no, un fatto maiore. Eh? Da poi non ce n'è più stato prima. E poi allora Monsignore Casanova aveva questa eloquenza, questo suo corso veramente naturale come quello di Obore Giacomo. Sapeva indirizzarsi ai videri, a volla. E quando lui parlava ai sobredi che pigliavano un'altra dimensione. Per arraigare la nostra cultura, parlava corso, ma ricordo che parlava sempre corso. Proprio, e parliamo di cantinanzu, non si tratta mica di pure. Proprio, e parliamo di cantinanzu, aperte universale, soprattutto quando uno parla di Iesa, ma ci riconosciamo che quando è radi che parlano, è basta relazione a terra, faci chi un messaggio pare e un altro. Allora, Giacomo è andato con scontro di gente. Quando i paesi gira e mostra, infatti, a corso come la era dando. Per noi sono testimonianze maiori, a corso che 50 anni fa, infatti. C'è una dimensione etnografica in contesteure e veramente ci rende di grazia oggi, perché chi, senza il suo lavoro che si va dando, aeriamo verso una mansa di saperi, di traizione, di gabicidura di ciò che è la Corsica. E poi non da chi il fatto che lui sia stato quello che sollecitasse a gente con la sua relazione particolare, con il suo costo così corso, così industriale, ha fatto che di noi le risposte erano e sono state quelle che sono state. Perché ha creato a Manila? Come si è passata? Perché a Manila? Giacomo è lo stesso, l'ha detta, giunge istitutore in Sermano in anni 50. E casca bene randa, non aiesce ai sermano, sentendo questi canti con Lesio, Padre Agostini, Igor Fucci, Mariani e tanti altri. E poi in sermano, c'era mica a smintigare che all'epoca c'erano sempre suonatori di violino, di riverbola, d'altronde Giacomo Luciani aveva fatto la canzone, i quattro violini, pigliando un'aria, ha messo parole in alto, inaugurando una maniera di compone. E dunque, davanti a questa tradizione così ricca sul patrimonio vocale e strumentale, gli pare un'evidenza di creare un gruppo, una formazione per mettere questa roba qui in valore. E così nasce a Manella. Ma questa parola Manella, rimenta Urano, rimenta... Beh, la sicura, hanno fatto una siera così diviziosa. Assumente la vita. E tribiando ci hanno lasciato tutta questa Manila. Quelli che cantano a Manila, vennero a Sermano, sono cortinesi, c'erano le mandoline, non mi ricordo. Come si è fatto il suo gruppo? Come si è fatto? Io ne parlavo spesso con poi ero Bebe Mariani, che venga a salutare qui. Ci pensiamo a lui. Ci ha dato un che tanto e che ci manca tanto, e come lascia. Dunque, ti dicia, cantaori, Sunaori. Ma ci li ha conciati tutti. Sermanaci
Bustanighesi, non ci scordiamo mica di Dadei, Sio Filippolo, poi era Marco Aurelio che cantava come una viola, era una meraviglia. E non tra i dischi di Amannella c'è a Messa, uno dei primi registramenti, c'è Egurante, Gugliolino, ci sono canzoni regionali, ma ci dopo ci sono canzoni più regianti, tutto ciò che a maniera risultato, le donne di Gorti, Cortinese come tu dici, acconci strumentali, ma guaghitare, introduce una certa modernità di noi, poi creazione, e ha aperto via tanti altri che sono giunti dopo. Io non mi capisco, le devo mandare a gente che cantano noi ieri, cantano un caso nei vesti paesi, dico tanto una scena e cantano tanto una scena. Si cambia di maniera di vivere così. È stato tutto talento e intelligenza di Agumo, di abituali a ospedagolo, a una certa messa in scena, e l'hanno fatta volentieri. Ma tu conosci la scena? Siamo in un momento differente, perché questi porti la cultura, non è più per un paese, a porti al tuo cultura, quando si è nata una scena. Hai ragione, dammi un tasso aspetto qui, perché hanno fatto un giro in Europa. Ecco. Parecchi membri di Amannella hanno detto, io ho scoperto un mondo sano grazie a Amannella, e Giacomo è stato pioniero anche in questo senso qui, d'aver fatto conoscere e riconoscere la nostra cultura all'internazionale. Allora, un altro aspetto della cultura è i ritratti, la fotografia, si può dire. Allora, Giacomo è andato all'incontro dell'ultimo ritrattaglio, possiamo dire, era Limongi, il famoso Limongi, che era il Cervione, che aveva fatto un libretto, un Lamento Castagna, ha ritrattato, e ha lasciato una testimonianza a Maiò con tutti questi ritratti. Allora, per più lungo di fare un passo con Giacomo Luciani, che è andato allo scontro di un nostro amico Limongi in Cervione, gli eravamo un 78. Va, così, va, siamo pronti. Non c'è manco per scricchiarlo, non c'è gioco. Va, tranquilli, eh. Voilà, c'est fait. Per gestione dei mondi si do più becce fotografie così. Quanto anni avete? Avevo 87 anni. Entro l'88. E quando ha principiato nel poi a passione a fotografia? La passione è cominciata da tardi, sono partito in America. Avevo 14 anni. A chi fa? A circa fortuna, i suoi miei figli mi hanno fatto andare. Allora poi mi sono giunto qua da, sono stato a fare 3 anni in Città Bolivaro, e poi dopo 3 anni mi ha avuto a cambiare per via della politica. Dico anche io questo. Anche tanto? Tanto era meglio che avanti. E faranno i morti per l'orinocchio. Quando mi collavamo con quello a te, a quelle scale, e poi di Città Bolivia siamo parlati in cosa, in Trinità, antica inglese. E così ci sono stato intorno a 3-4 anni. Ed è così che abbiamo imparato a fare foto. Come? Alla passione. Un giorno è giunto un fotografo americano e mi sono fidato talmente bene che mi sono messo nella camera uglia. Adesso che lo faceva. E quando non mi ha visto nella camera uglia l'ha fatto ancora più piacere. Allora mi ha imparato il suo mestiere. Allora con la Trinità, queste sono state le prime fotografie? Fa così, quando abbiamo imparato, c'è stata l'occasione che il figlio del presidente Castro è giunto, maritato così all'hotel, e io cominciavo a fare foto, e si è fatto vedere il primo. Voilà. Guardate l'apparecchio, non bruciate più. Dopo allora, non so, non voleva mica sta più qua là, e in tempo di guerra, in 14, ci ha detto io me ne vado. Sono stato riformato 2 volte e me ne sono giunto in casa mia. 2? In Pedro Casiviccia. E di così ho cercato di lavorare in fotografie, ma non ci si poteva mica campare. Abbiamo già cercato gli animali, tanto era dura. Perché piava dei paesi? Piava i paesi, Orezza, tutto Tampognani, tutti questi paesi. E la gente si lasciava ritrattare volentieri? E certo dire non c'era mica tanto travaglio, perché non c'era soli. I soli erano scarsi. Tenete i beh. Voilà, siamo pronti. A 30 anni mi sono maritato e me ne sono giunto in Cervione. Thank you.
Ed è continuato di nuovo a culinare. Ogni noi ho continuato a fare foto. Solamente che non viaggiava mica. Aveva fatto buon fondo, ci voleva bene, faceva qua a messa clero, sopra butto, come si dice. Bruciava la bordera, e la gente si spaventavano. E poi l'ho fatto al cinema. L'hai conosciuto da Limonci? Niente tu parla di Limonci? Direttamente no, ma bella sicura che sono fiori, sono ritratti, sono collaborazione con Bovansano, se non mi sbaglio. Bon, era come ci sono i piume, ci sono le zivre di gente con un sguardo e tono un aspetto da costo della nostra cultura. Un ritratto faceva parte della storia della Corsica, i miei ritratti di un principio del secolo XX, mostrano la Corsica come le sta dando, sono testimonianze importanti i ritratti. Capisco, ci sono cose in i ritratti che non trovi più oggi, sono come i soggetti di Jacopo Murugiani, pigliano con il tempo sempre di più valore etnologico, etnografico e sono testimonianze senza parangono. Allora, era Teodoro, ci voleva parlare a corso, dopo ci voleva parlare francese perché le Teodoro hanno scopo a imparare il francese ai sedili, dopo l'hanno imparato a parlare mica a corso, ma ero obbligato a imparare il francese. Però è stato poi un capatoio di ogni scusi dell'insermano, parlano poco corso, ben sudandone. Parlano poco francese. Parlano poco francese, Uriai. Tu hai conosciuto appena, come si fa questo scontro così nei consiglieri che parlano male o francese o mica o francese? Boh, io sono giunto dopo, dunque era una problematica che disgraziatamente si è immersa di più in più. E giusto appunto la scommessa di Jacopo Murugiani, per ciò che ne so, e giusto appunto da appoggiarsi in tanta a pratica fatica di questa lingua corsa e dunque romanica per giuarsene e farla entrare in una modernità, farla entrare in un giuore e farla entrare di noi in un sistema di barangono. E così che l'intervene di noi l'aspetto assai moderno di asopedagogia, parliamo un enzo di Umedo Dufrenè, e per aver inteso parecchi paesani che ne parlano un sermano, ha lasciato in noi così un ricordo inattenevole, perché chi aveva su Tarento di valli interveni in lingua corsa e mica d'un disprezzato lingua, di giuarsene per spannarsi di più. Per aiutare. È una modernità. Oggi un motto dell'Accademia di Corsica è «Sancré pour mieux s'ouvrir». Dunque, a radicarsi per apresi a tutte queste culture romane che si in giro a noi. Dunque, era antivista anche questo. Non c'è più ascoltarsi che tanto imparano francese in scuola, o imparano il corso in scuola. Dove venivano in scuola a imparare francese? Oggi il corso, disgraziatamente, diventa base una lingua straniera per i nostri desideri. Bon, è un'altra problematica, è un'altra passione di valla in un. Ma Jacopo Murugiani ha riuscito a far di noi riconoscere il valore della lingua corsa, mica solo attraverso la sua pedagogia, ma si vantava, e a giusto titolo, di aver parlato con i deputati all'epoca e di un ministro di Basilio Corti. Dunque, soprattutto siamo in 69 e in 71 intervennero i primi corsi di corso al liceo di Corti e a suggeria a sa conquista a Giuseppe Sicurani che tanto era il suo collega. E poi noi siamo Giambattista Stromboni di Scuola Corsa. Scuola Corsa ancora che tanto poi raccio a tagliare, ma ricordo io ero anche a Risa, hanno fatto famose Scuole Corse, che era appena la fiore di Castolao per il paese Vasco e di Guardia in Bretagna, era il suo scopo che l'aia era di mettere in piazza una scuola dove si imparava corso tanto. Proprio, e si può veramente affermare oggi che l'hanno smacchiato un ghiaccio e dopo ci siamo infrugnati tutti e infrugnati. Sono le prime conquiste, cioè a dire, cioè la rende lì un altro omaggio per ciò che l'hanno fatto. Una storia di Jacopo Murugiani, la cultura pastorina, i pastori.
Ebbene che tanto i pastori erano disprezzati, sai come me, un pastoraccio, pastorò. Allora, Giacomo era stato capolato un Bonifacio, aveva pastori particolari, delle razioni che erano Santa Monza e portavano gli animali non tra l'isola e la Vecchia. Dopo di stadina si portano a far pace l'arba salita. Allora, vi propongo donne, parte con Giacomo Luciani e andiamo lì sulle lavesi con le pecore. C'è un proverbio e forse conoscete che dice bisogna uniformizzarsi alle circostanze. E come le circostanze sono sottomesse a un locale, bisogna comunque uniformizzarsi anche a un locale. È così che settimana scorsa, parlando di Derba Longa, si è trattato di Marina e di Biscaoli. E così oggi in Santa Manza, ben per capere la Venzi. Or dunque, se il proverbio è santo e giusto, ancora bisogna parlare di mare e di marinari. Quanto ci si va a borte a settimana la vesi? Due volte a settimana, due o tre volte. Non deve che sogno un permesso di conduzione battito per questo? Ci vuole un permesso di conduzione. Senza permesso di conduzione non si può mica andare. C'è la dogana che mi impedisce e ci vuole un permesso di conduzione. Allora, avete indovinato ciò che lì Giovanni De Razzone? Anco. E beh, lui è pastore, con capre Santa Manza e pecore nella Vezzi. Capre e pecore e pastore marinari. Un fatto curioso, ne beh. Un fatto curioso è un proverbio santo e giusto. Bisogna veramente a uniformizzarsi alle circostanze e a un lugar. Ma perché hai scelto la Vezzi? Io ho scelto la Vezzi perché c'è stato sempre come babbo, pastore, poi la Vezzi mi piace, e sono belli perate, c'è una bell'arba, una bell'arba salita, capito? E per questo che io cerco la Vezzi. Perché la razza di pecore che paite non è mica la corsa? Gli stessi, potete mettere in porto o corso, mica il corso, potete mettere gli stessi, non importa che pecore o la Vezzi. Ma tu la fate per la carne o per la latte? Se ti dico che la faccio un po' per la carne, per chi va a casa dei pastori, una è mica ragnata, una è mica riparata, e può darsi da qui a due anni o tre che gli avesse un pastore qua. A formaglia e tutto. Contate arrivare nella Vezzi. Credo di rosa. Ci siete nato così, no? Ci sono mica nato, ma guai, sono andato a mezz'ora, a mezz'ora, che da poco che mia mamma è partorita sola con là. Come babbo è andato un buon vaso per pirare qua a mangiare, ha avuto la tempesta, non è pulita mica niente. E a mia mamma ha fatto da sage fame da tutto. Non siete mica un vasino? Io sono di Porto Vecchio, un picuaglio, sono nato un picuaglio. Allora, da picuaglio a qui, siete venuto in barca o a piedi? Sono piuttosto venuto a piedi che in barca. Che caprenenzo? Qui caprenanzo sono un tappeto da picuaglia, perché qui c'era dove mi siamo, se da dire che in affitto, era dove mi siamo era vecchio, abbandonato ed è giunto mio babbo e io, qui, quando resistevo, e di poi ne più burrato. Io mi ho montato un anno mica detto che c'era gente che voleva mettere una scuola vera, questi che volevano un padronizzare l'isola, e a proposito, l'isola a quale appartiene? Questa l'isola Vale appartiene al comune di Marivazzi. Se lui è in Prutorni, ma perché c'ero io l'ha piantato come pastore, c'è stato uno che mi ha diviso di non poco, che c'è stato sempre un pastore all'isola, che ci sono state sempre, che hanno piantato biada e facendo tutto, vacche c'è stato di tutto. Allora, dunque, un pastore ci ho gestito sempre qua.
Ma tanto tanto fosse pecore è rientrata a casa, no? In Santa Manza. No. Quando cacciate mai? Ah, io caccio, sono obbligato a cacciare, sta ristini sempre, no? Mi sono obbligato a cacciare per via con il mondo che ci può essere. A statina con là è impossibile. Magari sì, se ne mangiano con tutti i misciugli, anche crudi se ne mangiare. Perché c'è troppo mondo. Va. Allora, come rientrate? Rientro in barca. Dino, tanto ci dico, ci andiamo a scontro i pastori, perché oggi pare una cosa naturale, ma i pastori tanto non mica troppo ambisti, eh? Siamo sempre in questo stesso virus di sorte di marginalizzazione, anche di un scherzo, di una traizione che era messa da canto, se tu vuoi mai visto, per cagioni politiche, globali, e non solo di rendergli una dignità, ma anche di cominciare a codificare veramente un accosto di tipo universitario, perché Giacomo Luciani è stato dopo sollecitato dall'università, non esisteva anche, disgraziatamente se ne è andato un anno, ma il Parco Regionale, per esempio, l'ha domandato di fare lessighi che gli hanno sempre avuto di riverenza in termini di pastoralismo, di fauna, di flora, di varietà di piante yamaki, di isabefa, e Giacomo aveva questa passione qui d'andare a raccogliere tutti questi isabefa, tutti questi isabè, e di vederli come una ricchezza. E lo sapeva che era una biblioteca che gioveria per la bene. È stata qui la sua intelligenza, la sua passione, il suo cuore. Poi è un istinto paesano. Stinto paesano, Niurinco, appena la famiglia di Francato, i Lugiani di... E tra Corti e Sermano e i Bosti in due l'estate dopo, ha sempre avuto sul pensiero di primurarsi, di difendere su sa cultura che lui tenia più che caro. E portando per diventare studore non era mica sempre facile, perché erano famiglie di pastori, famiglie povere. Un Giuliano mica sempre aveva usabè. E se studore gli erano fatto maiotta, non era mica oggi i muri studori, ma tanto uno studore una famiglia era un affare importante. Ma lui ha avuto questa intelligenza in sa promozione, tanto l'ascensore sociale funzionava, non scordarsi mica la viretta, giusto appunto, ed è servito un dasorà, ed è a tempo un pedagogo moderno ed un rinica mica esorati, che li vuole associare di lui a Prede Filippi, sai? Gregare, che è stato nominato prede a Sebica, e c'è di uno stato su scontro tra se lui e rende personaggi e personalità. E poi c'era di noi che i pastori non volevano mica che i suoi figli fossero i pastori. Lì c'erano Aiden, allora già stanno due mire, due berte e di unghia struissi. Niolo, beato uabo, chi ci caccia o vigliolo, sai, su proverbio qui. Mica solo i pastori, i vinagliori, i zappagliori, quelli che fecero le castagne, eccetera. Eravamo veramente nel suo contesto di l'esodio rurale, e di un disprezzo di tutto ciò che fecia vita agropastorale di tempi. Giulia, da un manuale all'intellettuale, se vuoi, così, era una passata per i pastori, lui ha cacciato i sovioli di sa vita straziata che la iano. E si capiva perché chi nel suo contesto qui, una vita difficile, a moglie, rinzasse tutte le mani, e quando c'erano le prime piazze di funzionari e pagate, con le vacanze, con la ritirata, chi può ricordare che è stato un contesto, a gamba che c'è stato niente a questo momento qui, che ci hanno ramintato qui, tutta sta gente qui, mica solo avevano una dignità, ma erano i nostri riferenti, sono il nostro sangue. Allora, una strada passata, noi paesi, lei conosceva anche tu, c'era Scarpari, Stazionari, c'era tutti questi mestieri che sono spari di olio, ma c'erano tutti. Allora, hai conosciuto di Albertini i Corti, quale pensi? I stazionari. Giacomo era andato all'incontro di Albertini, che erano una regione importante, erano stazionari in Corti. Come una mamma,
braccia, no, avrò come? Non c'era fermare. Quanto anni avete Giacomo Filippo Albertini? Giacomo Filippo Albertini, 83 anni. Buone io. Siete forse il più vecchio stazionale di corsi? Sono più vecchio stazionale di corsi e più vecchio stazionale di Francia. Oh. Di poi 1801. Un merce, aveva papà figliolo? Merce da zio, da papà e da figlioli, da buon figlioli. A che età hai cominciato? Ho cominciato all'età di 15 anni, 1912. Quello è papà. Gli è morto, non è intesa. Quello è un tableau che ho fatto di 6 anni, 1883. E capiato prima premio le scuole sul muro, che c'era un monitore. Che roba è vari so questi ultimi? Questo fare il patologico, senta dire, per dire, so fare per animali che hanno i pestruppi. Allora ci metto tutte le maniere. Ci so chi farano che gli animali si tirano in bacca, gli animali che forciano, infine tutte le sorte di qualità di fare. Quanto stiamo a fare qui? Stiamo a fare i rossi, l'ho fatto io nel 1913, aveva 17 anni. So che tu per arrivare un mese di un faro che ti piace da Cronopoli, di un faro canadiano, dell'armata canadiana 1914-1918. Ma allora voglio andare una stazione, che ci si faccia? Si faccia, dico, voglio andare in stazione, nei tempi si principiava a mano la sera, si faceva ioni, si faceva volche, si ferava su mele, si ferava cavallo. Allora, in questo momento, baglioni e forche non ne facciamo più. La gioventù è la si troia. Voilà, e quante su mele e mule si parano con le stadine, allora ci sono i pastori, ci sono i turisti che vanno per turisti, voilà. Questo, la stazione è poco. So chi c'è di bello, vanno chi faceva sei case, assai barriere, allora che siamo più giù, piazza, a piazza, a piazza. Allora se capisco qua, Stefano Albertini, piazza a piazza con Ciuavo. E si piglia a seguito. Ma siete stato un certo tempo senza più trovare una stazione? Gli ho mancato 20 anni. Ho travagliato qui fino a metà a 1954. Tanto è morivata la stazione. E poi trovaglio non ci era mica tanto perché tanto era mutra la stazione. C'era un mua buono, c'era un mua e c'era io. Allora qualche sia giù a Lubertissi. Soprattutto in Africa Nera. E poi potete tornare. Ho fatto 20 anni. Che volevo io, ma chi può piacere un così? E gare, deve essere numerose. E gare crescono, eh. Tutti l'anno crescono come un petrolio. Allora si agisce di fanfuria e va, c'è mica perde tempo, cioè per questo che sapete. Albertini, moglie parola. Ma ricordo benissimo, benissimo, prima quando era zidello che falavamo un corti, ma mi sono sempre smaravigliato davanti a si rimori, si odori, si sapeva, a gente che venivano, a chi per amore, a chi per cavallo, a chi per i barabò. Eppure in 81, 82, 83, i primi tempi che ne eravamo studiati all'università, erano sempre su cuore, su cuore città, e sentia quello chi battiva chi battiano vero, chi, ecco, se galigine, si su un taccio, infatti, gesti magnifici. Ha avuto un coraggio di mostrare la vita come l'era, di un specchio della vita che lo face, una metà di un'onda. Volia, penso, a tempo testimoniare di ciò che esisteva sempre e mostrare che si sarebbe fatto non ci voleva mica perdere. Penso che l'ha sempre proiettato in una bene. Guarda che un pochi anni dopo è stata teorizzata dal Consiglio Economico, Sociale e Culturale di Corsica un concetto di economia identitaria. E oggi è che si balla sempre tutti gli anni di sviluppo sostenibile, di ricchezza patrimoniale, di economia patrimoniale, beh, tanto una volta Giacomo Luciani ed altri ci hanno messo una tasta via qui. Eravamo all'epoca dove gettavano i mobili in castagno per comprare quei mobili in formicata, ricordi? E cacciano le deglie e mettono canito.
Ma come puoi spiegare questo? C'era una vergogna, la miseria, diventava la miseria. Come puoi spiegare questo fatto culturale che infatti ha strappato appena la nostra cultura? È stata una tagliatura, è stato... E mica solo un Corsica di Ceraglio, perché chi un rietto di vecchia società, di sopravvivenza paesana, mica solo in Italia, in Francia, in Spagna, dappertutto in Europa. E qui disgraziatamente si è doppiata da una perdita linguistica, dunque culturale. E qui è che è stata una disgrazia per noi. C'è una cosa, una vergogna, si può dire, perché non vogliamo mica mostrare questi mestieri, non c'è mica parla corso perché ci odia per essere là, ci parla francese. Si è venuti in una situazione appena irrigata da noi, era irrigato e arrivato tutto qui dopo. E sta metafora di frischi, ecco, dice, non so di usine, ma di corti. Allora, l'affare di questo appunto parlava di cantaori, ma ricordi i Muffrini, ti ricordi, la non pedì di cantare, in Fiumorbo, in Capicorso, non si capisce mica, oggi si dice, ma i corsi d'oggi non erano, c'era un problema. Come puoi spiegare tu? Era un fatto politico, un fatto culturale, la politica si era abolita culturale, come puoi spiegare tu? Tutto a tempo è un fenomeno bello che è conosciuto, che quando una budenza giunge marginalizza ciò che esiste, e tutti questi fenomeni di comportamenti sociali e sociolinguistici sono stati descritti, si chiama a vergogna e a un colloquio di se stesso, e dappertutto in luce è stata una forma di, voglio mica dubbra parolone, ma di colonialismo, nel senso di un modello esterno che giunge e che dice voi la vostra cultura non vale nulla, la vostra lingua non è mica una lingua, è un patois, la vostra economia è debole, cosa è da fare se mangiate mica castagne e tombate i borci, quante volte le montese, quante volte montese a Corsica è un scoglio, a mezzo mare non è mica ricca. E oggi ci accorgiamo che tutto il mondo ci vuole stare, chi è una terra di cucagna, dunque chi vuole dire, hanno ficcato in un capo e poi abbiamo avuto anche noi un sbaglio, di siamo passati vicino a perdere tutto. E Pascale è andato a Tantaui, che è un cambiamento maggiore per la Corsica, un statuto particolare, l'università, la televisione, la radio, cambiamo di debita questi. Sì, è vero. Voi siete stati studiati in corti, siete stati i primi studenti tipo dell'università, e noi partiamo, mi ricordo, andavamo, siamo stati a Nizza, a Marsiglia, a Parigi, voi ho fatto questa in Corsica, abituato in corti, non c'è mica una voglia di Bart anche a voi, di me che andate appena a bere al tocco così che si passò, o siete entrati in corti con erate militanti, si può dire, o di cultura, come si è passata questa entrata all'università, noi ai corti, dando, valutando, eh? Posso parlare a nome quasi di tutti, perché sono tutti filmati i miei amici. Giungiamo in corti per arradicare un strumento di sviluppo. Ma lei ha il sentimento straordinario, a servizio di... Era di Giselloni, cioè di lei no. E ma fino a noi già 18, dice no, e il sentimento già di... E perché abbiamo già un passato di militanti, di collegianti, di ligiani... forse mica tutti, ma per o più, e veramente si tratta di inventare un paradigma nuovo a servizio, a pro di un sviluppo economico che noi vorremmo, giusto appunto, l'erede di tutte queste esperienze qui. Abbiamo detto all'epoca, giusto appunto, parlare di pastore, se un pastore un po' mica bene a testimoniare di ciò che lei, di ciò che lui sa, sarebbe un fiasco per l'università. Vedi, eravamo veramente in questo istinto qui. E chi cambia per voi un fatto di passare all'università? Siete intellettuali, studenti, siete intellettuali. Sul fatto di posizione intellettuale, cambia la vostra maniera di andare, la vostra andatura, cambia qualcosa? E un scontro con la popolazione, i corti, no? Perché a noi legionari, io vengo dall'università. Cambiamento maiore, no? È stato appena difficile i primi tempi, perché è passato d'un spirito di città di guarnigione a quella di una città università, non si è mica fatta da un giorno all'indomani, ma penso che oggi tutti i curtinesi sono
sono contenti di avere a mezza la società, l'università. E per rispondere alla tua questione, intellettuale, ma intellettuale mi hanno impasto in noi, perché eravamo tutti d'un terriccio, d'un paese, giungiamo a domenica sera a chi cu viadera, a chi cu roccia, a chi cu... E veramente abbiamo tutti un pensiero. Non scordarci mica giustamente da dove noi veniamo, facciamo per un nostro bene individuale, vabbè, ma facciamo a diurgo, facciamo soprattutto bel bene collettivo, per far che, per essere la gente a giuore la gente di un sviluppo economico, sociale, culturale, linguistico di un nostro paese, mica beh. Allora, come mi tornai di passata? Un mare, 1000 chilometri di coste, e siamo più pastori che pescatori e navigatori. Ma Iacomo era andato all'iscontro di pescatori in Erba Longa, allora andiamo con lei a bere stumi o mare. Voglio lasciare le morete, voglio cominciare a mercare le morete a bordo. E vedremo un po', ma aspetteremo appena più tardi che l'affare con il tempo d'arancio un po' meglio. E ci andremo a calare e poi vedremo una mattina. Un tempo che deluverà, una mattina speremo. E io parlo di te. Speremo che deluverà per l'utente. E tu allora? Io devo venire di pulire le morete, mettere tutto in ordine, pronta a andare. Quando si può. Io sono pronto. Tu sei pronto. E tu Antonio, cosa vuoi? Tu aspetta anch'io. Ehi, così vi do un colpo in mano, fate più presto, altrimenti mi sono finito manco un calzonetto qui, E vai che... Chi fa da sé, fa per tre! Ogni lucchè, se siete manco più un cittadone, mi faccio trovare. Ma sono un vecchione, e chi sono sempre uno. Quanto anni hai vita? Ho 74 anni. E da quando voi fate qui? E da quando faccio qui, di voi... Ti conosco in rete, a pesca, di voi l'età di 13 anni. Ma è di navigato, non è? Come allora, tutti i capi corsini. Hai fatto muzzo, chi vece i pescatori. Hai avuto un passo il chilo. E quando aveva 16 anni, soprattutto a navigare. Allora, una vostra gioventù e anche una vostra... La gioventù è passata più in conde... I viaggi faceva lungo corso di messaggerie marittime, i trasporti. Ho fatto tutta l'America, tutto il Giappone, tutta Cina. D'accordo. Tutta costa lì. Ma vi volevo mandare qui, questo porto di Erba Longa. L'avete conosciuto più porto, pieno che avà, no? Il porto di Erba Longa è meglio avà che avanti. Cavà avevamo 70 metri di strada in più. Ma di numeri di pescatori, non siete più che tre. Di numeri di pescatori non siamo più che tre, avanti eravamo sette. Sette. E ce ne stava anche più unita. Era il mondo che aveva, ma io che rete, con materiale che avevamo qua, uno solo rimpiazzava tutti i pescatori che c'erano avanti. E madonna c'era forse avanti, più pesce, no? Avanti avevano 200-300 metri di rete e qua ci sono i chilometri. Per pigliare di meno pesci che avanti. No. Per lo più si piglia 6 scorpini, capponi, ma pesce bianco ce n'è più poco, quasi più. E pesci grossi non più. Capito? Oh Mattia, metti piove! Io Battista Allegrini, allora, la pesca in Erba Longa, si face figliando a Capicorso e figliando a Pastia, se gli capito. C'è da dire, con il secondo tempo si diverte per Capicorso o davanti a Pastia per essere alla prima. Alla prima di... Oggi per esempio. Oggi essendo che c'è il Scirocco. Allora chiamiamo noi, si chiama Scirocco, cattuante. Partiamo piuttosto davanti alla Guastiglia. E se un tempo non è mica troppo bello, ce ne stiamo un porto. Perché un porto qui non è mica brittato, allora ce l'ho mica risicato, andare a mare per non poter mica entrare dopo quando ce lo si ingrossa ancora di più. Un mare. Risorsa. Ma io siamo un'isola e mi ricordo di una frase di uno dei nostri professori di storia. Chi dicia un'isola non ha mai stegli amico, so bene, se non ha mai stegli amica, uso spazio marittimo. E i soli periodi di storia di Corsica, dove l'isola di Corsica è stata più spannata, e quando è riuscito a ammaestrare
a marina di giraggio. Dunque, i gorsi, la civilizzazione di gorsi all'età di Veru, senza la faccata di romani, e poi l'epica di Pasquale Paoli, quando un generale ha cercato quantunque avere una marina e di guerra e di commercio che si sia più o meno un posto in un nostro spazio marittimo. E i biscatori, ti rendi conto, so i bastori di un mare, un sabè che li ha una conoscenza e poi la risorsa che li ripresentano. Ma c'era una vera cultura di biscaori, era mica conosciuta, noi eravamo paesani, sortivamo sui paesi a montagna. Io mi ricordo, siamo venuti in Aliria a 7 anni, pesce ne mangiava senimo, un mare ovigliano. Diciamo, un pastore mi diceva l'acqua e mare non serviamo anche le risalite, ma un giorno. E hanno sapore un mare, ma c'era una cultura di biscaori in Bastia, in Aiaccio, un po' di Vasio Calvi, c'era, era appena scontati di Avidea Corsica. Aveva già avuto un caccaro a Stiaccio e un babone Semmanaccio e tra di paesani e bastiaci e cittadini, come lo si diceva, gli stessi affari in Aiaccio, si giocava anche a risa e c'era anche quasi un'incomprensione tra le due culture e purtanto sono così complementari. Fiedi anche a Bigorso. 6 mesi erano pastori paesani, coltivavano vigne, rano, eccetera, commerciavano con tutta la Toscana e la Liguria, erano a tempo marinari, dunque il popolo corso ha veramente interesse a coltivarsi questi due aspetti. E Giacomo ha capito questa ricchezza, abbiamo visto i biscaori, abbiamo visto stazionare, abbiamo visto quelli che facevano i ritratti, abbiamo visto il pastore. Infatti tocca appena a tutti gli stonde, tutti gli scorni della società, c'è giunto, è in tutta beve tutto, infatti via tutto Giacomo. È veramente una vestighiera d'ogni sabè, d'ogni patrimonio, come se lo avessi piano piano un catalogo, una specie pizza, di... Pizza ha fatto tutto. Per capito che tutto era imbogliato, si imbogliava tutto. Ha fatto un'enciclopedia di Isabella Nustrani. Ciò che t'hai continuato tu, di così bella maniera. Ho avuto la fortuna di lavorare alla televisione Corsi, ci ha permesso di fare questo lavoro. Io ho avuto questa fortuna di lavorare così, ma... Io dopo lì, penso a Giacomo, appena a essere affezione, l'ho poco conosciuto, sono giunto alla televisione, lo conosceva poco, era il nazionalista provenzale, donde scriveva in lui. La mia carchi, ma tutto il mondo parlava di Giacomo, un uomo universale, era capace di fare tutto, di andare a tutti i regioni ci andava. Allora, guarda, era a tempo così radicato, di un parangono. Di la nostra cultura, della sua conoscenza, la sua maniera di ballare, si sentiva che era radicato assai profondo, e a tempo s'apertura, come tu dici, all'universale, perché usa bel lugare, raggiunge, so sabbe millenari, raggiungiamo tutto ciò che facciano e radiche della nostra cultura mediterranea, giudeo-cristiana e greco-latina, e tutti questi sabbe fa che non spertivo con un mare nostro. Era di una modernità avanzata, anticipata, antivista, pur essendo radicata in ciò che c'era di più profondo di noi, nella nostra cultura. Tanto c'erano mica i mesi che c'erano l'aiuti, le subvenzioni, travagliava di berello, partiva solo, attagliava solo, cioè di non qui, c'erano più militanti che giornalisti, si può dire tanto. Veramente hanno avuto assai merito. Una convinzione personale che ha fatto che è stata una locomotiva, ha tratto veramente, mi dicevano qua su i paesani che hanno avuto il privilegio di combattere con lui, dicevano, sai, Giacomo è lui che ci ha sempre tirato e che ci ha sempre fatto avanzare. Allora, siamo venuti all'orlo di questa missione, è l'ultima? L'ultima cosa che faccio, che sarebbe ora, andassi non appena ritirata, dopo 80 anni che noi siamo con voi, mi faccio piacere, ho passato tante belle stonde, e ora andassi nei noi, agli affari, tutti i casi ti ringrazio, ti hai fatto questa missione, auria dedicata a Giacomo e a tutti quelli che hanno lavorato per la nostra cultura, perché se non c'è più cultura siamo un popolo morto. Hai ragione, e ne approfitto per rendere omaggio a tutto il tuo lavoro che è stato da mano, tutti questi libri, queste missioni, ci hai campato durante anni. Te mi ha regretta, ci hai mancato, ma spero che tu continuerai
a essere in dessù sorco, che l'ha aperto Giacomo e che ti hai continuato con tanto talento. Allora, sono appena emozionato, A presto, si dia vuole. È stato. Come si è trovato loro? Come va? Come stiamo? A salute. Vabbè, voi? Oggi passiamo. D'abitudine andiamo insieme per cacigliare, da Bomonte a Cismonte, Fiore e Soni. Ci siamo da stare per sapere dove abbiacci, per sapere dove gruppacci, in Chirinaggio, c'è la malampata.